E ora, caro maestro, è il momento di uno dei più grandi cantautori, patrimonio della nostra musica italiana, un cantautore conosciuto in tutto il mondo, acclamato in tutto il mondo. Signori e signori, il grandissimo Umberto Tozzi! Mi siedo, sì? Sì. Sì. Eccoci. Mario Tozzi. Mario Tozzi, ah, certo. Perché? No, è che io aspettavo Umberto Tozzi, ora... Non ho... Eh? No, non ho capito, va bene. No, no, è che aspettavo Umberto Tozzi, ma tu sei Mario, Mario Tozzi. Mario. Certo, il divulgatore, eccetera. Ora io però le domande ce l'ho... Umberto, allora, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Mario Tozzi, grazie. Mario di essere qui con noi, e ho preparato delle domande apposta perché sapevo che venivi e io mi sono preparato delle domande. Facciamone. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sole, sciogli questa neve. Mario, che cosa significano queste parole per te? Avremmo dovuto dire fondi questa neve, perché come sai è più corretto fondere che non sciogliere. Si parla di cambiamento climatico. Già anni fa si capiva che il cambiamento climatico avrebbe indotto fusione delle nevi, innalzamento del livello dei mari, tutti i problemi che poi abbiamo connessi al cambiamento climatico, appunto in questo senso. Quella frase si condensa proprio, no? L'essenza. Quella cosa lì, insomma. Per il cambiamento climatico. Sì. Apri la porta a un guerriero di carta igienica, è un altro argomento che mi interessava approfondire. Il riciclaggio dei rifiuti, corretto, perché oggi avremmo dovuto scrivere non quale carta igienica, quella riciclata che è un po' crespella, un po' più ruvida, marroncina, che non ci piace, oppure quella invece pura di carta, sempre meglio quella riciclata, si dovrebbe dire. Quindi guerriero di carta igienica riferito riciclata a quella cosa là. E quando tu scrivi, quando tu avrai scritto, no? Come no? Gente di mare, a chi ti riferisci? In questo senso sono coloro che sono costretti a mettersi in mare per via del cambiamento climatico di cui dicevamo prima. Quando casa tua non la puoi più utilizzare, non hai più acqua, non hai più suolo, oppure è inondata, per forza ti devi mettere in viaggio. Si calcola che nei prossimi anni 230 milioni di migranti in giro a causa della spinta al cambiamento climatico. Diventano gente di mare in quel caso. Ecco, diventano gente di mare. Sì. Me lo segno perché magari se qualcuno me lo richiede, almeno io ho la cosa pronta. Ora qui abbiamo un piccolo problema, nel senso che siccome noi... Ma così, se ne era parlato, doveva venire Umberto Tozzi. Ma così, se ne era parlato, ma chi si chiama Umberto Tozzi o no? Ma io così, sono Mario, però. Tra di noi, tu sei Mario, ma lo so perfettamente. Però Gianni Morandi no, era pronto con una telefonata per salutare Umberto Tozzi, a questo punto salutiamolo. Gianni, ci sei? Sì, sono qui. Grande Gianni! Ciao a tutti! Ciao Gianni! Ciao Giorgio, è Umberto! Ciao Umberto! Ciao Gianni! Ciao, ciao! Sì, Umberto ti saluta, Gianni! Sì, appunto... Umberto, sì. Come stai? Bene, benissimo. Oh, sono passati 30 anni, più di 30 anni da quando abbiamo vinto Sanremo con Si può dare di più, ti ricordi? Che momenti, che tempi momenti straordinari. Certo. Ma sì, c'è anche qualche aneddoto con frate Umberto, vi sarete anche incontrati qualche volta? Sì. Come no. Noi abbiamo poi giocato tante partite con la nazionale italiana cantanti. Lui era alla sinistra, ha fatto un sacco di gol. Umberto, ti ricordi il gol quando abbiamo giocato a Ponsacco contro Radio Monte Carlo? E chi se lo dimentica? Il passaggio che ti ho fatto. Non me lo posso dimenticare. Ti ricordi? Non me lo posso dimenticare, effettivamente. Non me lo posso dimenticare, dice Umberto, Gianni. No. Capito? Senti, stai bene a Monte Carlo? Si sta bene lì, ti vorrei venire a trovare. Vieni quando vuoi. Dice... Quando vuoi, Gianni, quando vuoi. Senti, ma mi fai andare in albergo o vengo da te? No, che in albergo? Che te lo dica a casa sua? A casa mia che guarda il mare.
Bene, grazie Gianni. Gianni, noi ti ringraziamo del tuo intervento. Grazie tante. Grazie. Ti vogliamo bene, Gianni. Ti saluta va bene, tanto va bene, anche Umberto. Ciao Umberto. Ciao Giorgio. Ciao Gianni. Ciao Gianni. E Gianni Morandi, che appunto vedi che alle volte non sapevo giochi a calcio. Tu, sì, no, ha detto ma, vabbè. Non alla comunque, sinistra. Comunque, Mario, io approfitto della tua presenza per farti una domanda adesso a questo punto un pochino più che non avrei fatto a Umberto sinceramente. La pandemia ha costretto tutti quanti a casa, giusto? Quindi passiamo almeno a dire che il lockdown ha ridotto l'inquinamento, sono tutti a casa, quindi si sporca meno. Per esempio, io ti faccio un esempio, sono andato al mare quest'estate in Versilia, che come tu sai notoriamente non è il mare più bello del mondo, però ho notato che la mattina a una certa ora l'acqua era più pulita rispetto a quando nella normalità c'è pieno di gente. Quindi il lockdown è servito anche a, come dire, a far respirare un po' l'ambiente o no? No, è servito ma per pochissimo tempo, è stata un'occasione un po' perduta perché noi l'abbiamo visto un altro mondo possibile, no? Un po' più pulito sia nell'acqua che nell'aria, poi invece subito dopo abbiamo ricominciato le attività produttive in qualche modo anche un po' peggio di prima, abbiamo cominciato a produrre più plastica, abbiamo cominciato a buttare malamente in mare e abbiamo cominciato di nuovo a inquinare come prima, un'occasione di poter cambiare qualcosa non l'abbiamo saputa cogliere, effettivamente questo è stato l'aspetto che ci siamo portati dietro negativo dal punto di vista ambientale. Ma tu continuerai la terza edizione di Sapiens, no? Terza edizione come di Sapiens. Aprirete questa terza edizione? Proprio nel nostro classico, il terzo scimpanzé proprio. Ah, perfetto, terzo scimpanzé. Terzo scimpanzé. Pensa, io ci devo lavorare. Va bene, detto questo, l'ultima domanda che ti voglio fare è questa cosa delle mascherine, noi usiamo mascherine, poi le buttiamo, i camici li buttiamo, le provette che servono per fare i tamponi, le buttiamo, tutta tutto plastica. Monouso. Esatto, tutto monouso. E questo può ancora ulteriormente peggiorare la situazione? Sì, direi di sì, perché non ci siamo proprio attenti. Avremmo potuto invece fare dispositivi riciclabili, almeno il più delle volte, perché tutta questa plastica... Pensa, la plastica è stata inventata per durare per sempre, no? Dura tantissimo. Certo. E noi la buttiamo subito dopo una volta che l'abbiamo usata. È proprio un paradosso. Senti, ma quindi si può fare di più? Sì, ma proprio in questo senso possiamo, per esempio, cercare... No, non hai capito. Nel senso che ora, qui, ora, siccome ci doveva essere... Vabbè, lasciamo perdere... Si può dare più, è proprio è una canzone. Ah sì, come la conosco, certo. E la devi fare. Scusa, datti pazienza. Dal momento che ci sei, abbiamo un Tozzi, non ne approfittiamo. Vieni con me, andiamo a trovare Giannini, vieni che è già pronto. Prego, prego, accomodati. Grazie Mario, è andata meglio, grazie.